Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qua con 2 milioni di gradi, infatti se sentite un po' di arietta, un po' di vento, un po' di bora, è perché ogni tanto passa il ventilatore, quindi arriva un po' d'aria, ma l'ho messo al minimo. Però scusatemi, ma senza non ce la posso proprio fare. Per tutti quelli che non mi conoscessero, piacere a tutti, io sono Carlotta e oggi siamo qua in questo nuovo video pazzesco, curioso e affascinante per parlare della mia esperienza col tatuaggio alle sopracciglia, ovvero microblading. Io sono nata molto sfigata, ma questo già lo sapevamo, in particolare con le sopracciglia. Le mie sopracciglia erano queste, due lineette proprio impercettibili già da piccola. Crescendo sono diventate sempre peggio, insomma non è che è cambiato qualcosa, ho avuto questa crescita di peli dappertutto, lì proprio no. Esattamente no. Quindi ci ho pensato un po', ho fatto l'ennea alle sopracciglia, ho fatto la laminazione, ero un po' così indecisa, le dovevo sempre truccare, poi truccandole non avevo i peli, quindi si vedeva che sotto era disegnato. Ho provato di tutto, le matite andavano via, gli ombretti, era come se non mettessi nulla perché non disegnavano. Le penne a tatuaggio, terribili, perché sembrava avessi fatto col pennarello le righe. Poi sempre diverse perché io avevo anche una asimmetria, quindi veramente una festa incredibile. Diciamo che a me spaventava parecchio perché comunque è un tatuaggio in faccia. Non è un tatuaggio come quelli che ho fatto dietro che se è brutto, vabbè, non se lo vede nessuno, no, è proprio in faccia e non so, mi metteva ansia, angoscia e paura. Ho visionato tantissime ragazze che tatuavano e io sono una persona estremamente difficile, non mi piaceva neanche una. O erano troppo grandi, o erano troppo poco grandi, oppure non mi piaceva la forma, o il colore, o vedevo delle cose terribili. Quindi ci ho messo tanto a decidere, ma tanto, ma proprio tanto. Il 27 maggio prendo finalmente appuntamento con Antonina Elisa Sciurba. Felicissima, i suoi lavori mi ispiravano tantissimo. Io ero abituata a delle sopracciglia orrende, mie. Quindi qualsiasi cosa mi sarebbe sembrato migliore. Non credevo che si potesse avere un effetto del genere perché avevo pochi peli. Quindi credevo che un microblading pelo pelo, una tecnica, non so come si chiami comunque, pelo pelo, proprio disegnare pelo per pelo, si vedesse troppo, sembrasse troppo innaturale. In realtà io mi sono trovata benissimo. Toglietevi dalla testa il fatto di andare da una brown artist e dirle: voglio le sopracciglia come Pinco Pallo, voglio le sopracciglia come quella, ho visto questa sopracciglia e le voglio così. Perché una persona capace, una persona che ha studiato, che soprattutto ha interesse nella vostra cura della bellezza, quindi di darvi uno sguardo più bello, di alleggerire un difetto che avete per valorizzare la vostra bellezza, non vi dirà mai di sì. Perché le sopracciglia che stanno bene a me non staranno mai bene a te o a lei o alla sorella o alla zia, perché abbiamo tutti delle caratteristiche di viso diverse, differenti. Sono andata lì, sono arrivata nel suo studio, agitatissima, super sudata perché avevo l'ansia, ma vabbè, questo lo sappiamo che io sono una persona super ansiosa. Lei mi ha messo subito a mio agio, era super gentile, anche molto bella in realtà. Comunque mi ha messo super a mio agio, è una persona super alla mano, super umile, quindi io mi sono un po' sciolta. Mi ha fatto sdraiare sul lettino e abbiamo iniziato a prendere le misure, un po' da sdraiata e un po' in piedi, per avere proprio una buona base su cui lavorare, giusta, senza imperfezioni. Quando ho visto il disegno ero ancora spaventatissima, perché ovviamente gli metterò qua la clip nel frattempo, delle clip. Il disegno è molto squadrato, quindi quando voi vedete questo dite: oh marommi, che mi verrà fuori? In realtà no. E abbiamo iniziato a disegnare pelo per pelo e devo dire che la prima stesura fa un pochino male, questo perché non è possibile utilizzare la crema anestetica all'inizio, perciò ovviamente sono micro taglietti, quindi sentirete qualcosa, non è una cosa che non si può sopportare, perché io sono qua, sono viva, ho già fatto anche il ritocco, quindi sono viva, però ovviamente aspettatevi di sentire un minimo Non so neanche come quantificarvelo, sicuramente non è come una ceretta, ecco, meno. Comunque è andata a fare la prima stesura su un sopracciglio, poi mi ha messo la posa, un pochino di colore per dare più colore e rimanere in posa, e ha fatto l'altro. Dopodiché è arrivata la mia parte preferita, perché ha utilizzato la crema anestetica e lì, io stavo addormentando, mi ha anche messo la copertina, è stato meraviglioso.
con la crema anestetica non sentite più nulla, cioè può darvi anche un pugno in faccia, voi state lì fermi così, vabbè, forse il pugno lo sentite. Io non ho sentito più nulla, è stato molto bello, anzi mi ha anche dato un cioccolatino fondente molto buono. E comunque c'è la musica, è una cosa molto rilassante, insomma, non è assolutamente una tortura. Finito, vi mette una maschera di colore che deve stare in posa, non mi ricordo se è 10 o 15 minuti, comunque vi lascio qua e in quel momento voi vi guarderete e direte: cavolo, sono proprio Teo Teot. Teo Teocoli. Se non sapete chi sia Teo Teocoli, vi metterò una foto di Teo Teocoli, confronto con me, ditemi se non sono uguale. Ma finito questo, vi toglierà e vi guarderete allo specchio, sarà uno shock in senso buono perché io sono rimasta super contenta. Le mie sopracciglia ora sono uguali, qua avevo meno peli sopra, qua meno peli sotto, ma ora sono identiche. Comunque vi lascio qua le foto e tutto quanto perché se mi avvicino oggi con questa... Con questo caldo vi spavendo un poco e comunque sono stata super felice. Per i primi 20 giorni bisogna avere delle attenzioni, anche dopo, però soprattutto i primi 20 giorni. Ovviamente è un trattamento che non consiglio di fare a maggio, perché poi non si può prendere tanto sole, quindi vi consiglierei di farlo più in inverno, ecco. Il ritocco io l'ho fatto dopo 40 giorni, si fa dopo 30-40 giorni ed è compreso nel prezzo comunque se qualcuno interessasse. E niente, si va a rifare una battitura dei peli che si sono schiariti. Ovviamente, se fate una buona cura, i peli che si schiariranno saranno meno e quindi il lavoro sarà più veloce. Io ci ho messo poco, neanche un'oretta a rifarlo e niente, sono contentissima. Il procedimento è uguale, solo un pochino più veloce, si fa ovviamente due battiture e basta, ma sono molto felice, mi ha tolto veramente un peso. Mi alzo, ok, trucco, metto il mascara, il correttore, il lucialabbra ed esco. Non c'è più la cosa di perdere tempo a fare le sopracciglia uguali, perché poi tanto uguali non mi venivano mai. Pensate che da piccola avevo così tanto ansia di questa cosa che andavo in giro così per tenerle alte simili, ma in realtà quello che facevo è sembrare uno una pazza isterica e due avere sempre ste rughette. È stato difficile per me tornare giù, sinceramente, con lo sguardo rilassato. Passiamo alle considerazioni più importanti. È una cosa che consiglierei assolutamente sì a tutti, ma soprattutto per chi come me aveva le sopracciglia sfigatine, io ve lo consiglio assolutamente. Perdete molto meno tempo, è un investimento ovviamente perché non costa 10 euro, però vi cambia la vita. A me mi ha cambiato la vita assolutamente. Sono molto più sicura di me anche struccata. Cioè prima struccata non avevo le sopracciglia, adesso truccata, struccata, cambia poco perché poi il resto del viso non è che mi metto grandi cose, però mi ha proprio cambiato il modo di vedermi allo specchio quando mi alzo la mattina. Non so, mi piaccio di più. Niente, assolutamente. Se avete altre domande sul microblading, potete scrivermele qua sotto, potete scrivermele in direct. Il mio profilo è carlotta.peruffo. E su TikTok troverete dei micro video, ma più o meno sono le stesse cose che ho messo qua. E nulla, io vi mando un bacio super enorme, spero che questo video vi sia stato utile. La mia esperienza è stata più che positiva. Se avete avuto esperienze, scrivetemelo qua sotto, ma se andate da qualcuno a fare le sopracciglia e non potete andare da Nina perché siete lontane, non siete di Torino, io vi consiglio di informarvi bene. A me avevano contattato anche delle persone per fare collaborazioni, guardate bene prima perché è la vostra faccia, il vostro viso è importante, cioè non fatelo soltanto perché volete farlo, perché costa poco, perché il buon lavoro si paga. E quindi informatevi bene, guardate bene i lavori delle persone e tutto quanto. Io comunque qua sotto vi lascio anche il contatto di Nina di Instagram, vi mando un grosso bacio e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!